summer of love. Ciao a tutti ragazzi, sono Jesse, in questo nuovo video siamo in un unboxing molto molto speciale, perché mi è arrivato giusto ieri la Collector's Edition di Days Gone, che aspettavo da veramente tanto tempo. È arrivata in questa scatola bruttissima con un sigillo di sicurezza grande quanto una casa. L'ho ordinata da GameStop perché io ho l'abitudine di ordinare i giochi da GameStop, quindi direi di iniziare. Intanto cutter, quella cutta arrotondata che non è vero, però avevo paura non mi arrivasse per via delle feste in mezzo col ponte del 25 aprile. Avevo paura, visto che usciva il 26, che non fosse disponibile, cioè almeno che non mi arrivasse il giorno stesso, e veramente paurissimo. Invece è arrivato. GameStop mi ha dato il link di tracking, molto strano. Oh, questo è il rilievo. Via questo. Voilà. Vi lascerò poi comunque delle riprese in dettaglio, perché volevo avere la camera superiore, ma non ho ancora l'aggeggio dove appenderla per fare le riprese dall'alto. Intanto la confezione si presenta così, e questo è il davanti. Su un lato c'è una scena di un gioco, sull'altro lato c'è l'altra scena di un gioco, è una cosa unica. Sopra è così, molto molto figo. Dietro non vi faccio vedere perché c'è scritto quello che c'è dentro la collector, e non sia mai che spoileriamo, visto che io, almeno per me personalmente, di questa settimana ho già avuto troppi spoiler, perché un infame di mio amico mi ha spoilerato Avengers Endgame, infamone. Allora io direi che posso benissimo fare così. Con quale rumore molestissimo me lo stai dicendo? Il telefono che rompe le scatole, bello. Allora, qua c'è questo simbolo qua, che è il simbolo tipo del gioco. Di qua c'è scritto Collector Days Gone, ai lati è vuoto, dietro è vuoto, e sotto ha lo stesso logo che era qui sopra. Io direi che posso iniziare, così proprio, va bene. Oh, attenzione, contiene spoiler, non aprire prima di aver completato la storia. Cosa? La steelbook? No, l'artbook, ho detto non aprire finché non si completa la storia. Io contatto, lo faccio vedere qua. Allora, non ve lo apro, non vi metterò neanche la ripresa per evitare gli spoiler, visto che comunque, attenzione, contiene spoiler, quindi. Poi, qui abbiamo lo steelbook col gioco dentro, quindi non hanno fatto custodia normale più steelbook, ma poco importa. L'importante è avere il gioco. Vediamo subito come si presenta. Così. E dentro c'è un codice che non vi farò vedere, e ci sono la colonna sonora e il gioco vero e proprio. Molto molto bene. Qua c'è contenuto digitale, bla bla bla. Dopo mi leggo bene di che contenuto si parla. Allora, alziamo. Cosa c'è? Qualcosa trattiene là. Allora, mi spieghi, mi scusi. Che cacchio è? Devo aprirlo, devo smontarlo. Che cacchio devo fare? Cioè, mi sento un po' ignorante. C'è qualcosa che fa forse. Ah, un attimo, allora. Ah, ma c'era
il cosetto qua, guardate. Cool. Ok, questo è vuoto. Allora, qua c'ho una toppa, o comunque una da cucire sugli abiti di Days Gone. O credo siano adesivi di Days Gone. Questo col logo e questo qua. Tanto, come vi ho detto, vi farò la carrellata tutta finale, magari con un po' di musichetta, magari qualcosa preso proprio dalla colonna sonora di Days Gone. Allora, qua non c'ha il coso, quindi vieni così e passa la paura. Oh, qua abbiamo troppo schifo. Pronto? Ciao, dimmi. Sono a casa adesso ancora. Va bene, ok, ciao. Ciao, ciao, ciao. Se non disturbo non saperlo, sono contento. Comunque qua ho delle spillettine di Days Gone. Sono anche tante, sono anche belle. Io sono infognato di spille perché ho visto il video di degli acquisti di Lucca. Ne avevo portato a casa un sacco. Allora, qua, amico mio, come ti apro? Avrò rovinato tutta la configure? Probabilmente sì. Attenzione, attenzione. Ma che me stai a dire? Ma che me stai a dire? Qua non c'è più niente. E signori, attenzione, guardate che meraviglia. È bellissima sta action figure. Vogliamo parlarne? Quanto è bella. Molto molto figo. Allora, ricapitolando, che poi vi lascio alle clippettine finali in dettaglio con l'obiettivo macro. Action figure. Spillettine. Tattiche. Steelbook con gioco, codice e colonna sonora. Toppa. Con scritto semplicemente Days Gone. 4 adesivi. L'attenzione contiene spoiler. E l'artbook. Devo dire che è una collector molto bella. Molto molto bella. Devo dire che il gioco l'avevo provato in anteprima al Games Week 2018 e mi aveva fatto una buonissima impressione, mi era piaciuto un sacco. E spero vivamente che continui così, perché avevo provato una demo veloce. Spero che la storia e il gioco in sé mi piaccia ancora di più. Bon, vi lascio alle clippettine finali. Io vi saluto direttamente qua. Da Jace è tutto. Ciao a tutti. Thank you.